compositori di riferimento sono diversi e si sono, diciamo, formate le idee con gli anni, con l'approfondimento del repertorio, di un certo tipo di repertorio, e diciamo con la la presa di coscienza di un certo modo di suonare, che è quello che mi è, diciamo, più consono e naturale. Per cui, naturalmente, prima di tutto Bach, che è il padre della musica, tutta la musica, non solo, credo che non sia il padre solo della musica classica, ma anche di tutta la musica. C'è stata la riscoperta della tastiera italiana insieme alla Sony, e questo CD è un esempio di questo lavoro, che mi ha fatto conoscere compositori sconosciuti, riscoperti, da Baldassarre Galuppi a Luigi Cherubini, anche a Benedetto Marcello, che è questo del CD, e quindi questo filone adesso proseguirà ancora e, come dire, è diventato un caposaldo del mio repertorio. La scelta del compositore Benedetto Marcello fa parte della collana di dischi della musica italiana con la tastiera illuminata, la tastiera riscoperta, che è fatto sui manoscritti che sono stati reperiti, nel caso di Benedetto Marcello, presso la Biblioteca Marciana di Venezia. Si tratta appunto di musica rara e particolare che, diciamo, sulla tastiera moderna non è stata esplorata pressoché mai. Ci sono delle incisioni sullo strumento antico, cioè sul fortepiano o sul cembalo, però naturalmente la nostra sfida è quella di farlo sulla tastiera moderna. L'incontro con Piero Chiambretti è stato un caso fortuito della mia vita, che è quasi più lungo e difficile da spiegare che non da farlo capitare. È capitato un caso una volta, e lui è un personaggio estroso, molto, come dire, accentratore, e quindi evidentemente ha trovato in me un tipo di personaggio che lui magari cercava da tempo.